Aprile 1945. I sovietici lanciano il più grande sbarramento di artiglieria della storia, cercando di aprirsi la strada verso Berlino. Le cineprese seguono i passi di più di un milione di soldati dell'Armata Rossa, di migliaia di carri armati e di una muraglia di artiglieria pesante. I tedeschi sono costretti a reclutare vecchi e giovanissimi nella disperata difesa della capitale del Terzo Reich. Sarà una delle più sanguinose battaglie della Seconda Guerra Mondiale. Rare immagini recentemente colorate testimoniano il crollo del regime nazista e ci portano nel cuore degli scontri per le strade di Berlino. La battaglia che determinerà il destino e il futuro dell'Europa e del mondo intero. È il 3 giugno 1944. Gretel Braun, sorella di Eva, compagna di Adolf Hitler, festeggia le sue nozze con il generale delle SS, Hermann Fegelein. Il ricevimento si tiene nel Nido dell'Aquila, sul Berghof, il ritiro alpino di Hitler. Qui, Gretel viene accolta da Eva. Il Führer è l'ospite d'onore. Sarà la sua ultima permanenza al Berghof. Tre giorni dopo gli alleati sbarcano in Normandia. Hitler torna a Berlino per invertire le sorti della guerra. La sua priorità è il fronte orientale. Nell'agosto del 44, l'esercito sovietico ha raggiunto le porte della capitale, Varsavia, nella Polonia occupata dai nazisti. L'esercito nazionale della resistenza polacca guida una rivolta contro gli occupanti. Il cineoperatore della resistenza, Stefan Balginski, filma al fianco dei suoi compagni durante la rivolta di Varsavia. È la più grande singola operazione militare di una forza di resistenza durante il conflitto. I polacchi sperano che i loro alleati sovietici aiuteranno la rivolta. Le immagini di Baginski esaltano lo spirito combattivo. La 17enne Wanda Traczyk-Stawska, con il caschetto da pilota, si arruola volontaria e impara a sparare con il mitra. Dopo intensi combattimenti per le strade, l'esercito nazionale riprende il controllo di buona parte del centro città. Baginski filma la cattura di prigionieri tedeschi. L'euforia patriottica inonda le strade, dove si abbattono i simboli nazisti. Ma Hitler è determinato a tenere la città per fermare l'avanzata sovietica verso la Germania e invia i rinforzi. Purtroppo per i combattenti della rivolta di Varsavia, l'Armata Rossa si rifiuta di intervenire. Stalin non vuole assolutamente che i polacchi si liberino da soli, vuole che a liberarli sia il suo esercito, per poi poter decidere da protagonista il destino della Polonia nel periodo post-bellico. I tedeschi riprendono la città, un quartiere dopo l'altro. E per rappresaglia uccidono 200.000 civili. Baginski fa in tempo a filmare la carneficina, prima di fuggire per salvarsi la vita. Il 2 ottobre la rivolta è ormai finita. È una lezione per chi pensa che la Germania sia già battuta. Per renderlo ancora più chiaro,
I nazisti distruggono il 90% della città. Infine, il 14 gennaio 1945, l'Armata Rossa si decide a muoversi. Le bastano appena 3 giorni per cacciare i tedeschi dalla capitale. I sopravvissuti accolgono i nuovi occupanti. Per la fine di gennaio, i sovietici controllano tutta la Polonia e possono concentrarsi sulla Germania. Il 4 febbraio, le truppe preparano il palcoscenico nella località balneare di Yalta, in Crimea. Da sempre oggetto di aspre contese, la Crimea è stata riconquistata dai sovietici la primavera precedente. Le loro cineprese girano all'aeroporto, mentre la guardia del Cremlino fa da guardia d'onore per il presidente Roosevelt e il primo ministro Churchill. Incontrano Stalin al magnifico palazzo Livadia, un tempo residenza estiva dello zar Nicola II. Per l'occasione Churchill si presenta indossando un colbacco di pelliccia. Roosevelt invece appare molto affaticato. L'obiettivo dei tre grandi è pianificare la sconfitta finale della Germania e la riorganizzazione post-bellica dell'Europa. L'idea è di dividere la Germania in 4 zone occupate amministrate da forze americane, britanniche, francesi e sovietiche. Lo stesso sarà per la capitale, Berlino. È un accordo che pianta ancor più profondamente i semi del conflitto tra i sovietici e l'Occidente. A Yalta Stalin concretizza il suo disegno sull'Europa orientale. È una pillola particolarmente amara per Churchill, per il quale l'intera guerra aveva sempre girato intorno alla liberazione della Polonia. Ma a questo punto gli occidentali possono imporre ben poco a Stalin. Gli alleati occidentali vogliono comunque mettere un freno alle ambizioni sovietiche. 2 giorni dopo Yalta, mettono in mostra il loro potenziale distruttivo. Queste immagini amatoriali di Dresda, nella Germania orientale, risalgono a 4 anni prima, quando un allora ventenne Gerhard Reger vi passa le vacanze. Sono le uniche immagini a colori conosciute della città soprannominata Lo Scrigno, prima che venga completamente distrutta dalle bombe alleate. I raid iniziano nella notte del 13 febbraio 1945. Il cineoperatore della RAF, Robert Buckland, filma a bordo di un bombardiere Lancaster. Dal cielo, le 39.000 tonnellate di esplosivi brillano come stelle, prima di creare una tempesta di fuoco. 21 chilometri quadrati della città vengono rasi al suolo. Almeno 25.000 civili muoiono tra le fiamme. Molti sono sfollati dall'est, in fuga dall'avanzata dell'Armata Rossa. Quando gli alleati occidentali bombardano Dresda, non lo fanno solo per infliggere gravi perdite alla Germania, ma anche per impressionare Stalin. È un'estrema prova di forza, un'esibizione di potenza militare. I sovietici intanto raggiungono il fiume Oder. È il confine orientale della Germania, l'ultimo ostacolo naturale prima di Berlino. La sua difesa è vitale per la sopravvivenza del regime nazista. Hitler decide che gran parte delle sue truppe fresche debbano essere inviate a rinforzare le difese sul fiume. I soldati sono ancora più che disposti a combattere per il Führer. Ma i loro numeri si assottigliano. La fanteria tedesca è ora piena di ragazzini con uniformi fatte in casa. Sono giovanissimi, portano uniformi posticce. Sembra che qualcuno li abbia vestiti a caso dopo aver razziato un magazzino. Hanno armi di calibri e modelli disparati, magari prese al nemico, e hanno
uno sguardo poco convinto. La Germania nazista è schiacciata da entrambe le parti. A ovest scorre il Reno, il fiume più grande del paese, simbolo dell'orgoglio nazionale. Ma nel marzo del 45, gli inglesi usano veicoli anfibi Buffalo per dimostrare che neanche una via d'acqua larga 300 metri può fermarli. Il comandante supremo delle forze alleate, il generale americano Eisenhower, ordina l'invasione della Germania su un fronte allargato. Mentre le armate sovietiche sono sulle rive dell'Oder a est, l'esercito britannico attaccherà Amburgo nel nord, tagliando fuori le guarnigioni tedesche in Danimarca. La nona e prima armata statunitensi circonderanno il gruppo d'armata B nella valle della Ruhr, il cuore industriale della Germania. La sesta e settima armata punteranno la Baviera, luogo di nascita del nazismo. Il 28 marzo, Eisenhower invia a Stalin il suo piano, confermando che Berlino non rappresenta più un obiettivo importante per gli alleati occidentali. La più controversa decisione di Eisenhower nella guerra è quella di non provare a prendere Berlino lasciandola ai sovietici. L'aveva detto dall'inizio che non avrebbe rischiato vite per la capitale e ha mantenuto la parola. Stalin non si fa questi problemi. Appena ricevuto il cablogramma di Eisenhower, ordina al maresciallo Georgi Zhukov e al maresciallo Ivan Konev di marciare sulla capitale a tutta velocità e a qualsiasi costo. Vuole che la cattura di Berlino diventi il simbolo globale del successo sovietico. Naturalmente Berlino è un trofeo di enorme prestigio. La cattura delle capitali è il nucleo della guerra moderna e Berlino ne è il primo esempio. Il 12 aprile i cinegiornali mostrano un'America in lutto. Il presidente Franklin Delano Roosevelt è morto improvvisamente per un'emorragia cerebrale. A Berlino i nazisti esultano. Il capo della propaganda, Joseph Goebbels, dice a Hitler: «Mio Führer, congratulazioni. Roosevelt è morto. È scritto nelle stelle. La seconda metà di aprile sarà per noi il momento della svolta». Hitler è assolutamente certo che la coesione tra gli alleati non reggerà. Pensa che l'anticomunista Churchill e il comunista Stalin finiranno per scontrarsi tra di loro. Pensa che, visto che lui è un dittatore con il culto della personalità, ogni leader sia un dittatore con il culto della personalità. E che senza Roosevelt, il grande condottiero dei tempi di guerra, l'America andrà in pezzi. I nazisti considerano gli americani come un popolo bastardo. Ci sono afroamericani, ebrei e asiatici che combattono dalla stessa parte e per questo motivo li considerano irrimediabilmente deboli e che un solo tedesco, un superuomo di pura razza ariana, valga almeno quanto 10 americani. Sono i sovietici, non gli americani, a minacciare Berlino. Nell'aprile del 1945, 2,5 milioni di soldati dell'Armata Rossa sono accampati sulle rive dell'Oder. Stanno caricando mortai lanciarazzi catturati ai tedeschi. Le alture di Zelo sovrastano la pianeggiante riva occidentale dell'Oder. Sono chiamate la Porta di Berlino e costituiscono l'ultima forte linea difensiva a est della capitale. Per velocizzare la campagna, Stalin divide il comando dell'occupazione di Berlino tra il maresciallo Zhukov a nord e il maresciallo Konev, che qui vediamo al centro, a sud. La
La loro missione è attraversare il fiume, avanzare il più rapidamente possibile verso Berlino e aprirsi a forza la strada verso il centro. La scelta di Stalin di coinvolgere due generali è ponderata. In pratica, li costringe a gareggiare tra loro per arrivare a Berlino. Zhukov e Konev vogliono entrambi essere considerati i vincitori della Grande Guerra Patriottica e nessuno dei due accetterà di arrivare per secondo. Zhukov ricorda. Più la fine della guerra si avvicinava, più Stalin giocava con i suoi marescialli. Ci metteva spesso uno contro l'altro, seminava sospetti e creava gelosie, spingendoci a cercare la gloria in modo morboso. Il 16 aprile, Zhukov e la sua armata da 1 milione di uomini lanciano uno dei più potenti sbarramenti di artiglieria nella storia da una sponda all'altra dell'Oder. Gli obici e i razzi Katyusha devono liberare un passaggio sul quale i carri possano incamminarsi. Le posizioni tedesche vengono investite da 1 milione di proiettili che creano scosse percepite a 100 chilometri più a est, a Berlino. La tempesta infernale è continuata oltre l'alba. Il bombardamento dovrebbe schiacciare ogni resistenza tedesca sulla pianura al di sotto delle alture. Ma grazie a informazioni di intelligence, i tedeschi si sono ritirati sulle colline stesse, fuori portata per il fuoco sovietico, e si preparano ora a fermare l'armata rossa. Prevedendo un successo, Zhukov ha permesso alle cineprese di entrare nel suo posto di comando sull'Oder. Ora, con la battaglia ancora in bilico, cambia atteggiamento e modifica radicalmente la sua tattica. Ordina ai suoi carri di scalare le alture di Zelo. Il terreno delle alture non è adatto a grandi operazioni di mezzi corazzati. Intanto perché il terreno è stato devastato dal fuoco dell'artiglieria sovietica. E in secondo luogo, perché vi sono poche strade davvero utilizzabili dai carri armati. L'offensiva segue direzioni obbligate e le barriere anticarro tedesche hanno gioco facile nel bersagliare i mezzi mentre avanzano verso di loro. 80.000 soldati tedeschi combattono senza risparmiarsi. È uno scontro dalle motivazioni profonde. 4 anni prima la Wehrmacht ha invaso l'Unione Sovietica commettendo atrocità di ogni tipo, come l'impiccagione di prigionieri etichettati come bestie russe. Entrambe le parti hanno visto queste immagini e sanno che la sete di vendetta dominerà il campo di battaglia. E i tedeschi sanno anche che durante l'invasione della Prussia orientale nell'ottobre del 44, l'armata rossa si è abbandonata a stupri di massa. Ora difendono la loro terra con una furia fanatica. Le forze di Zhukov impiegano 3 giorni per compiere progressi, fino allo sfondamento delle difese. È una vittoria brutale. Questo soldato schiacciato nei cingoli del suo stesso carro è un presagio di ciò che sta per accadere alla Germania nazista. Ma le perdite tra i sovietici sono ancora più gravi. 30.000 contro 12.000 tedeschi. Anche il rivale di Zhukov, il maresciallo Konev, ha i suoi problemi. Deve ancora attraversare il fiume Neisse, a sud di Berlino. L'artiglieria e i bombardamenti aerei tengono occupati i tedeschi, permettendo ai mezzi da sbarco di compiere il guado. Per mezzogiorno i ponti sono operativi e i T-34 iniziano a correre verso Berlino.
I carri sovietici prodotti in massa hanno mobilità e corazzatura migliori dei Panzer IV tedeschi. La copertura degli Ilyushin 2 Sturmovik aiuta gli uomini di Konev a sopraffare le difese corazzate nemiche. Intanto a ovest, anche gli americani stanno avanzando. Catturano più di 300.000 tedeschi. Il regista hollywoodiano George Stevens, aggregato all'esercito statunitense, filma queste rare immagini a colori dei prigionieri. Sono così tanti che si fatica a censirli e devono essere raccolti in giganteschi accampamenti improvvisati. La polizia militare perquisisce i tedeschi, confiscando qualsiasi arma o trofeo gli venga trovato addosso. Le immagini di George Stevens e dei prigionieri tedeschi forniscono un perfetto ritratto della Wehrmacht nel 45. Sono giovani o anziani, sono vestiti come capita, sono demoralizzati. Chiunque pensi che i tedeschi avessero qualche speciale dote guerriera o un valore superiore, deve guardare quelle immagini. Erano esseri umani. L'Armata Rossa dilaga nei sobborghi di Berlino. È ormai a un passo dal cuore del Terzo Reich. Si apre la strada tra rovine e macerie. Due anni di bombardamenti alleati hanno distrutto il 50% del centro della città e ridotto i civili allo stremo. Ma i 3,5 milioni di abitanti non vengono evacuati. Anche se non c'è cibo. La propaganda nazista ritrae i pochi soldati regolari rimasti, come il tenente Egon Agta, della squadra artificieri, filmato mentre disinnesca una bomba su una strada di Berlino. Agta indossa la croce di ferro guadagnata per atti di coraggio nello sminamento durante operazioni precedenti. Morirà poco dopo in uno scontro a fuoco con i sovietici. Ma i nazisti si rifiutano di ammettere la sconfitta e organizzano difese improvvisate tra le macerie. Mentre l'Armata Rossa avanza, disperati graffiti dichiarano che Berlino resta tedesca. I gerarchi di Hitler vivono in un mondo completamente avulso dalla realtà, perché anche Hitler vive ormai in un mondo avulso dalla realtà. Hitler non capisce che ben due armate sovietiche stanno avanzando a grande velocità verso il centro di Berlino. Civili di tutte le età scavano trincee anticarro in ogni quartiere ed erigono postazioni di artiglieria. In un atto disperato, 30.000 di essi vengono arruolati nel Volkssturm, l'esercito del popolo. Molti sono anziani o troppo giovani. Partecipano a una adunata per giurare fedeltà alla causa nazista. Das ist dem Führer des Großdeutschen Reiches. Dopo l'inquadramento, i nuovi soldati imparano come usare il Panzerfaust, un lanciarazzi portatile a colpo singolo. Anche le donne, che finora erano state escluse dal partecipare attivamente ai combattimenti. Il ministro della propaganda, Joseph Goebbels, ricorda ai soldati improvvisati che nessuno di loro dovrà mai arrendersi. Ma qualche segnale indica che la sua retorica inizia a non fare più colpo. Diversi membri anziani del partito si danno alla fuga.
Tra le rovine del centro città, Hitler si nasconde in un bunker scavato sotto al giardino della cancelleria. La sua ultima apparizione in pubblico avviene il giorno del suo 56esimo compleanno, il 20 aprile. Consegna medaglie a un distaccamento della gioventù hitleriana, ragazzi di meno di 15 anni, proprio come in queste immagini, girate un mese prima. Tiene la mano sinistra ben nascosta dietro la schiena. È scossa da un tremore incontrollabile. Hitler mostra chiari sintomi di quella che potrebbe essere la malattia di Parkinson, ma già da tempo va avanti con una dieta costante di metanfetamine. È talmente imbottito di droghe che è difficile dire se il tremore della mano sinistra e la paralisi della gamba sinistra siano dovute al Parkinson o alla sua grave tossicodipendenza. Mentre Hitler e molti dei gerarchi rimasti si ritirano nel bunker per festeggiare il suo compleanno, i sovietici lanciano l'ennesimo bombardamento sul centro di Berlino. Ma il Führer si rifiuta di partire. Dispone di un'ultima armata affidabile al di fuori della città. E le ordina di dare respiro alla capitale. 80.000 soldati si riorganizzano nelle foreste intorno alla cittadina di Halbe, a sud della capitale. Solo per trovarsi circondati da un quarto di milione di sovietici al comando di Konev. L'armata rossa attacca con enormi numeri di carri armati, artiglieria e bombardieri. E travolge rapidamente le unità tedesche stanche e male equipaggiate. I civili cercano di sfuggire alla carneficina, cadendo a migliaia sotto il fuoco sovietico. La foresta diventa una gigantesca trappola mortale. Secondo diversi resoconti, i sovietici sparano direttamente ai tronchi degli alberi per creare schegge e aumentare il numero delle vittime, militari e civili. È un bagno di sangue. Oltre 50.000 tra soldati e civili perdono la vita a Halbe. In gran parte sono tedeschi. L'ultima speranza dei nazisti è ormai caduta. A Berlino, in 60.000 si preparano a combattere fino alla morte. Appartamenti un tempo eleganti diventano nidi di mitragliatrice. L'armata rossa viene costretta a combattere strada per strada contro le truppe più fanatiche del Reich. Sono giovani cresciuti nella Germania nazista. Arruolati nella gioventù hitleriana, hanno respirato la propaganda di Goebbels per tutta la vita, credendo nella superiorità tedesca e nella saggezza di Hitler. Non c'è nulla che possa spezzare la loro fede nel Führer. I carri sovietici entrano a Berlino con slogan come «Morte al fascismo». L'esercito del popolo e la gioventù hitleriana possono finalmente mettere in pratica il loro addestramento con i Panzerfaust. I bersagli non mancano di certo. La corazzatura laterale dei T-34 è particolarmente vulnerabile. Il Panzerfaust è un'arma davvero formidabile. Può distruggere qualsiasi carro armato del tempo. E si rivela particolarmente efficace nel centro della città perché le rovine e le macerie permettono ai tedeschi di avvicinarsi e sparare a distanza estremamente ravvicinata. La conseguenza è che la battaglia di Berlino costa ai sovietici un numero enorme di mezzi corazzati. Ciò nonostante, l'Armata Rossa mantiene una costante superiorità numerica e di potenza di fuoco. Il 25 aprile, gli americani hanno ormai attraversato la Germania e incontrano le truppe sovietiche a sud-ovest di Berlino, a Torgau.
I cinegiornali statunitensi mostrano il tenente Alexander Silvashko e il secondo tenente Bill Robertson stringersi la mano. Est e Ovest festeggiano e si incontrano per la prima volta. Le donne soldato sovietiche destano l'attenzione dei GI. Oltre a partecipare attivamente ai combattimenti, nell'Armata Rossa sono state anche infermiere, carriste e radiotelegrafiste. Alle celebrazioni di Torgau è presente anche la corrispondente di guerra Virginia Erwin, del St. Louis Post Dispatch. Insieme a un collega, riesce a convincere un sergente dell'esercito a condurli in una folle corsa notturna in jeep attraverso la terra di nessuno fino a Berlino. Entrano nella capitale senza un permesso ufficiale. Sono i primi giornalisti occidentali presenti al momento in cui l'Armata Rossa fa il suo ingresso in città. L'aria è satura di fumo. Ovunque, intorno a noi, risuonano gli spari degli scontri a fuoco. L'artiglieria sovietica spara praticamente senza sosta sul cuore della città. I russi sono euforici, in un modo quasi selvaggio. In questa città trovano finalmente la vendetta per Leningrado, per Stalingrado, per Sevastopol e per Mosca. Virginia Erwin fa uno dei più grandi scoop di tutto il conflitto perché si trova nel centro di Berlino quando i sovietici vincono la guerra in Europa. L'armata di Zhukov raggiunge il centro da nord, mentre quella di Konev vi arriva da sud. Gli scontri continuano casa per casa, stanza per stanza. Man mano che il cerchio si stringe, molti nell'entourage di Hitler provano a lasciare il bunker. Appena un anno prima, il cognato di fatto del Führer, Hermann Fegelein, ha celebrato il suo matrimonio con l'élite nazista al Berghof. Ora viene sorpreso mentre cerca di lasciare la città. È accusato di voler negoziare la pace con gli alleati. Hitler lo fa giustiziare. Primo maggio 1945. Le truppe russe si avvicinano a ciò che resta del Reichstag, ex parlamento e cuore simbolico della Germania. Hanno con sé la bandiera sovietica. Il cineoperatore Boris Sokolov li segue da vicino e li riprende mentre la innalzano sul tetto dell'edificio. È l'immagine simbolo della vittoria sovietica. Ma più tardi Sokolov ammette di averla falsificata. Non potevamo filmare di notte, nonostante gli incendi. Non c'era luce sufficiente. Quindi alcune scene sono state ricostruite e girate di giorno. Molti lo considerano un inganno, ma è solo la ricostruzione dei fatti. L'Unione Sovietica vuole che chi studierà la guerra in futuro lo ricordi. Sono stati loro a vincerla. L'innalzamento della bandiera rossa sul Reichstag è l'equivalente di quello della bandiera americana a Iwo Jima. È un'immagine per la posterità per ricordare chi ha vinto la Seconda Guerra Mondiale. Il giorno prima, Hitler ha sposato la sua compagna Eva Braun nel bunker. Ora, lo stesso giorno in cui la bandiera sovietica sventola sul tetto del Reichstag, il Führer e Eva si tolgono la vita. Hitler ingoia una capsula di cianuro e poi si spara. È la capsula a ucciderlo. Il proiettile probabilmente non l'avrebbe fatto.
Hitler è terrorizzato dall'idea di fare la fine di Mussolini, appeso per i piedi e oltraggiato nella pubblica piazza. Così le sue fedeli SS portano il corpo all'esterno, lo ricoprono di carburante e lo danno alle fiamme, in modo che i sovietici non possano metterci le mani sopra. Questa è la fine del Führer. I resti di Hitler vengono sepolti in un piccolo cratere nel giardino della cancelleria, sopra il bunker, a poche centinaia di metri dal Reichstag. I sovietici recuperano la salma e molti anni dopo la distruggono per eliminare qualsiasi possibilità che diventi oggetto di culto. Con un'ultima menzogna, le radio tedesche dichiarano che Hitler è caduto combattendo. Con il Führer morto e Berlino circondata, i comandanti tedeschi cercano di ottenere una pace a condizioni favorevoli. I sovietici rifiutano e impongono un ultimatum. Se non arriverà la resa incondizionata prima delle 10:15, Berlino verrà rasa al suolo. Alle 10:40 del primo maggio, non avendo ricevuto risposta all'ordine di resa incondizionata, l'Armata Rossa scatena un uragano di fuoco sul centro di Berlino. L'ultima resistenza tedesca crolla. Traumatizzate, le truppe abbandonano i rifugi. La popolazione esibisce le bandiere bianche. In tutta la città, soldati e civili emergono da cantine e palazzi bombardati. Disperati, gli abitanti cercano di bere dalle tubature danneggiate. L'unica carne disponibile è quella ricavabile dalle carcasse dei cavalli. Si ricorre al saccheggio per sopravvivere. Stiamo vegetando in una città fantasma, senza elettricità o gas, senza acqua. Siamo costretti a considerare l'igiene personale come un lusso e un pasto caldo come un concetto astratto. Viviamo come spettri in un immenso campo di rovine. I nazisti avevano detto che Berlino sarebbe stata la capitale di un Reich millenario. Ora le viene affibbiato un nome diverso, la pira funeraria del Reich. La propaganda ha smesso di fare proseliti. Colui che l'ha ideata è nel bunker insieme alla moglie Magda e ai loro 6 figli, qui ritratti in giorni assai più felici. La sera del primo maggio, dopo aver avvelenato i figli, i coniugi Goebbels si uccidono. Il giorno dopo, le truppe sovietiche ne ritrovano i corpi. Trovano anche un cadavere che somiglia notevolmente a Hitler. Le immagini mostrano i soldati mentre confrontano la salma con una foto del Führer, prima di comprendere che si tratta dell'uomo sbagliato. La Germania è ormai in ginocchio. Proprio in questo 2 maggio, i suoi leader finalmente si arrendono senza condizioni. Il 7 maggio, il generale Alfred Jodl arriva a Reims, in Francia. Conferma la sconfitta e la resa della Germania. La cerimonia dura solo 6 minuti. Ma Stalin è determinato a speculare sul prestigio derivante dalla cattura della capitale. Insiste che la cerimonia ufficiale abbia luogo a Berlino. La seconda firma della resa tedesca è di primaria importanza per Stalin, che vuole dimostrare al mondo che sono stati l'Unione Sovietica, l'Armata Rossa e Stalin stesso a sconfiggere il nazismo e la Germania nella Seconda Guerra Mondiale. Gli alleati accettano. L'8 maggio si svolge una seconda cerimonia. Il feldmaresciallo Keitel si dirige a Karlhorst, un sobborgo di Berlino, per firmare il documento di fronte al maresciallo sovietico Zhukov e una piccola delegazione alleata.
Le immagini vengono trasmesse in tutto il mondo. I sovietici festeggiano in ogni angolo della capitale. Queste rare immagini mostrano i soldati mentre danzano di fronte all'Ates Museum. In quest'altra sequenza un soldato esibisce un bottino di guerra, un temuto Panzerfaust. La battaglia di Berlino sancisce la fine del più sanguinoso conflitto della storia mondiale. I soli combattimenti nella capitale sono costati la vita a 81.000 soldati sovietici e a 92.000 tedeschi. Centinaia di migliaia di prigionieri tedeschi vengono spediti a est, nei campi di lavoro siberiani. Molti moriranno, così come è accaduto a gran parte dei prigionieri sovietici nei lager nazisti. I film di propaganda sovietici mostrano le truppe di occupazione mentre distribuiscono pane agli abitanti affamati. Ma alcuni soldati sovietici si macchiano di terribili atrocità nei confronti dei civili. Più di 100.000 donne berlinesi vengono stuprate. Quando l'Armata Rossa entra a Berlino, è determinata ad attaccare e schiacciare l'identità della Germania come nazione e come popolo. Vuole gridarle: dove sono ora la vostra superiorità razziale e la vostra purezza ariana? Vuole vendicare i crimini di guerra della Wehrmacht, delle SS, dell'intero popolo tedesco. E a subire questa vendetta sono proprio le donne di Berlino. Quando gli scontri si placano, su Berlino cala un cupo silenzio. Rotto solo dagli aerei ricognitori americani, mandati a filmare l'immane devastazione della capitale tedesca. La Berlino del dopoguerra si troverà nella zona di occupazione sovietica. Ma come concordato a Yalta, la città stessa verrà divisa in un settore americano, uno britannico, uno francese e uno sovietico. Rare immagini a colori del luglio 1945 mostrano civili intenti a scavare tra le macerie per iniziare la ricostruzione. Sono quasi tutte donne, perché gli uomini adulti sono per la maggior parte morti o prigionieri. Queste scene sono girate dal regista di Hollywood George Stevens, che arriva insieme all'esercito americano e fa una breve apparizione alla porta di Brandeburgo. Ma l'alleanza antinazista è già morta. Gli americani vogliono che la Germania e i paesi dell'Europa dell'Est diventino democrazie. Stalin vuole tenerli nell'orbita dittatoriale dell'Unione Sovietica. Dalle ceneri della Seconda Guerra Mondiale nascerà un nuovo conflitto, la Guerra Fredda.